11 settembre 1973. A Santiago del Cile, corpi speciali dell'esercito agli ordini del generale Augusto Pinochet abbattono con un golpe il governo legittimo di Unidad Popular, guidato da Salvador Allende, vincitore delle elezioni del 5 settembre del 1970. Allende è il primo presidente democraticamente eletto in Sud America. Il golpe di Pinochet segna l'inizio di una sanguinosa dittatura militare che durerà 17 anni. Durante il golpe, Allende si rifugia nel Palazzo della Moneda, dove verrà trovato morto. Ancora oscura rimane la dinamica della sua morte, anche se un testimone oculare sembra confermare la versione del suicidio.